Benvenuti ragazzi in questo video. Scusate per l'effetto visivo perché però stiamo registrando un telefonino di merda. La web si è rotta, tutto si è rotto perché i picciolati malari si mettono a gufare pure in queste cose. Comunque, parliamo della sconfitta della Juve. Diciamo, tutti i tifosi bianconi si stanno basando sul gol di Pjanic. Sì, quel gol è stato solo un furto. Diciamo che il gol è regolare, non l'ha toccata Bonucci, poi anche se l'aveva toccata Bonucci non era per niente in fuorigioco, ma era lentamente regolare. Quello che era in fuorigioco era Benatia è partito prima, Bonucci è partito dopo. Il guardalinea ha visto queste le corna che ha in testa e ha fischiato un fuorigioco inesistente. Comunque non parliamo, non abbiamo cioè, i risultati alle queste cazzate. Sì, la Juve ha fatto una discreta partita da bocciare Hernanes e Dani Alves e anche Higuaín, io ho bocciato anche Higuaín, si è mosso pochissimo. Complimenti vanno soprattutto a Milan di Montella, complimenti a Locatelli che ha fatto un bellissimo gol, complimenti a tutta questa squadra del Milan che si sta dimostrando essere una buona squadra, una squadra di tanti giovani, perciò i complimenti vanno a loro. Purtroppo per la seconda volta consecutiva a Milano è fatale per noi, prima l'Inter e il Milan. Comunque per lo scudetto ora ritorna anche il Milan, complimenti di nuovo a loro. Vediamo se dalla prossima mercoledì in poi con la Samp possiamo fare un risultato migliore e che si svegli lui. Claudio Marchisio. Ciao ragazzi.